Stato di agitazione per gli oltre 100 dipendenti di Formula Ambiente di Chieti che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, lavoratori che non percepiscono lo stipendio. Non si escludono disagi per i cittadini, spiegano Giuseppe Rucci, FP CGL, e Michele Mastro Giuseppe, FIT CISL, che ascoltiamo. Allora, noi chiediamo il pagamento delle retribuzioni immediate per tutti i lavoratori. L'azienda nel frattempo ha attivato l'assegno ordinario in base al decreto 148 del 2015, sostenendo una crisi di liquidità. Infatti vanta un credito di oltre 5 milioni da parte dell'amministrazione comunale. Ciò ha indotto l'azienda ad attivare la procedura, ma noi comunque ribadiamo con forza la necessità di essere pagati immediatamente per sostenere le oltre 100 famiglie come lavoratori diretti, oltre all'indotto. Quindi occupiamo più di 150-200 famiglie sono coinvolte in questa realtà. Chiedete la cassa integrazione? Nella maniera più assoluta, chiediamo il pagamento di retribuzione. Il concetto credo che sia molto semplice. Tutti i cittadini di Chieti hanno pagato il tributo per la Tari. Se così è e se così è stata la riscossione da parte dei teatri e servizi, chiediamo dove sono finiti questi soldi e perché comunque questi soldi non vanno a Formula Ambiente per soddisfare le esigenze dei lavoratori. Oggi Formula Ambiente è contro il Comune, domani c'è l'incontro vostro e mercoledì ci sarà un'assemblea proprio a Formula Ambiente. Domani ufficialmente ci daranno la comunicazione di questo incontro, l'esito dell'incontro. Noi mercoledì siamo in tutti quanti riuniti in assemblea per trovare e sostenere questa vertenza. Marco Tacconelli della RSU Formula Ambiente, voi non percepite più stipendio? No, noi attualmente stiamo senza stipendio, siamo oltre 100 lavoratori e quindi immagina che ognuno ha una famiglia, ha delle esigenze e quindi siamo seriamente in difficoltà per colpa di questa storia. Intanto in comune si è esaminata la situazione finanziaria dell'ente e le principali criticità, oltre a Formula Ambiente anche la ditta che gestisce il servizio mensa scolastica, la Disa Ristorazione e Chieti Solidale. Nel giro di pochi giorni, dice il sindaco Di Premio, l'obiettivo è indicare un percorso che dovrà trovare soluzioni all'interno del redigendo bilancio di previsione per affrontare le emergenze di carattere economico-finanziario che si sono verificate in questi mesi. La priorità è di garantire la continuità dei servizi indispensabili.